risultati. Bologna si mette a zona anche dopo, in questo caso un canestro non segnato. Scambia Massimburg con Della Valle, rimangono 9 secondi per l'attacco della Germania, ancora un possesso che inizia molto lentamente per Bressa. Della Valle vuole battere Bellinelli che difende molto bene, si va da Gabriel che deve forzare il tiro sulla sirena, lo sbaglia, tocca Odiase ma la palla è di Bologna. Hackett palleggia sul meno 5, si spazia Teodosic che prende, spara, sbaglia, tocca Ogelei, Bellinelli nell'angolo, controlla il pallone, poi lo ribatta per servire Teodosic, ancora 9 secondi per attaccare. Teodosic contro Massimburg, mette palla per terra, rimangono 5 secondi, Cenghiglia blocco, Diase raddoppia, Teodosic dietro la schiena per Cenghiglia che va al ferro, sbaglia il tiro, rimbalzo Della Valle, Cenghiglia gli frana addosso, possesso Brescia, che difesa granitica della Germania sugli ultimi due possessi difensivi. Abbiamo visto stasera difensivamente parlando per Brescia. Quinto fallo di Tocco Cenghiglia, finisce la sua partita. La Valle 77 a 71, a 72 secondi dalla fine. Il secondo Della Valle lo manda a bersaglio con l'aiuto del ferro. 7 punti di vantaggio Brescia quando manca 1 minuto e 08 alla sirena del quarto quarto. Hackett per Bellinelli che non tira, va da Giordanichi che la palla non se l'aspettava, ma prima del passaggio c'è il contatto falloso di Petruccelli, quinto fallo anche per lui, finisce la sua partita. Far riavvicinare Bologna, ormai il tempo però comincia ad essere un minuto, due tiri liberi, la partita sta prendendo una chiara direzione. Vediamo se Michi riesce a portare a meno 5 la Segafredo. Era 1 su 2 in lunetta prima di questi due liberi, diventa 3 su 4, meno 5 Virtus, 62 secondi da giocare, due possessi a separare le due squadre. Messenburg porta palla, c'è Cuono in campo al posto di Petruccelli, cambio obbligato per coach Magro. Bellinelli in difesa contro Messenburg, si va da Gabriel, 7 secondi per l'attacco di Brescia. Messenburg ancora isolato con Bellinelli, lo attacca 1 contro 1, alza la parabola CJ Massimburg, canestro pesantissimo, più 7 Germani a 40 secondi dalla fine. Paiola per Bellinelli che si alza per la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Gabriel, Brescia intravede il traguardo, 31 secondi da giocare, palleggia Della Valle, lancia per Cuono che può andare al ferro, stoppato da Michi, c'è il fallo però del 25 di Bologna sul 25 di Brescia. La Germania a pochi passi, pochi centimetri da un traguardo storico e incredibile. Partita che l'aveva vista veramente non sbagliare praticamente niente, meritato questa vittoria, perché onestamente non vedo come in 26 secondi possa ridurre questo gap. Cuomo fa 2 su 2 liberi, Paiola rimette per Ogelei, Bellinelli deve tirare subito e segna, tiene accesa la fiammella di speranza Virtus. Stando attenti a non fare fallo antisportivo. Rimessa da parte di Massimburg, 21 secondi da giocare, riceve Cuono che lancia per un liberissimo che è di Gabriel, il punto esclamativo ce lo mette lui con la schiacciata prima, ne ha 17 secondi dalla fine. Paiola riceve la rimessa di Ogelei, dovrà tirare subito Bologna. Hackett attacca l'area pitturata, perde palla, la recupera che è di Gabriel, l'incredibile diventa realtà. Brescia arrivata a questa Final Eight sull'onda di 6 sconfitte consecutive, vince la prima Coppa Italia della sua storia da numero 8 del tabellone, dopo aver sconfitto Milano nei quarti, dopo aver battuto Pesaro in semifinale, fa un altro colpaccio pazzesco, batte Bologna nella finalissima ed è la Germania Brescia che per la prima volta nella sua storia solleva la Coppa Italia. Questo è la cosa splendida del nostro sport, una partita che sembrava assolutamente chiusa, una partita che sembrava a senso unico per quello che abbiamo visto in semifinale, e invece Brescia è andata oltre ogni aspettativa, aveva già dato dei segnali importanti nelle prime due partite. Vincere battendo prima Milano e poi Bologna, cioè le due favorite assolute di questa Final Eight, legittimano, e un grande applauso dobbiamo fare per quello che ha fatto Brescia in questi quattro giorni, tre giorni di gara. In cui si ufficializza il trionfo della Germania, pallacanestro Brescia, la squadra che vince la Freccia Rossa Final Eight 2023 e lo fa da testa di serie numero 8 dopo essere arrivata qui con 6 sconfitte consecutive in campionato. David Moss il primo a mettere le sue mani sulla coppa e a sollevarla al cielo. La Germania Brescia vince la Coppa Italia, le Freccia Rossa Final Eight 2023 sono della squadra di coach Magro. We'll be right back.
comincia davvero la festa di questo gruppo che nessuno si aspettava potesse arrivare a questo punto e che invece ha sorpreso tutto il mondo del basket italiano e non solo, arrivando a sollevare questo trofeo nel modo più incredibile e più inatteso, facendo fuori le due favorite Milano e Bologna, nel mezzo anche la semifinale vinta contro Pesaro. Veramente il coach, una delle più grandi sorprese direi della storia recente del basket italiano, per il modo in cui Brescia è arrivata a questa finale. Ma se, come dicevamo, parliamo del roster Brescia e di quello che era previsto, non è poi così inaspettata, ma se parliamo del momento in cui è arrivata, delle problematiche che c'erano, la bravura della squadra, dello staff, della società è stata quella di isolarsi in questa bolla di Final Eight. Come ha detto Coach Magro, è chiaro che poi bisognerà rientrare nella dinamica del campionato, si rientrerà con una voglia e con una compattezza chiaramente diversa, perché queste vittorie non possono non cementare il gruppo, ma non vuol dire che questo sia facile, anzi si passerà da una realtà di grande festa, di grande gioia, di grande consapevolezza, ad una realtà dove però nessuno ti regalerà niente, anzi forse per certi versi sarà ancora più difficile, perché tornerai ad essere la Brescia che tutti vogliono battere, perché vieni considerata nella parte di tabellone dove ora non sei, però ogni partita te la dovrai sudare e questo certamente sarà la sfida con un Petrucelli in più.